belle donne, benvenute su Women Chic. Oggi sono qui per mostrarvi tantissime novità, ma anche degli acquisti beauty, quindi make-up, eccetera, che ho fatto con i presaldi estivi. E poi ci sarà anche la partecipazione di Alma. Alma, ecco, per i nuovi iscritti, è la ragazza con cui 3 anni fa, precisi, perché il 16 luglio di 3 anni fa abbiamo aperto il canale, che si occupava dei capelli. Poi, ecco, per chi ci segue da tanto tempo sa che ultimamente è un po' meno presente sul canale perché ha aperto il suo salone di parrucchieria e estetica, quindi è molto molto impegnata e il tempo appunto per dedicarsi a YouTube e a registrare poco. Però comunque oggi, insomma, per chi non la conoscesse ancora o per chi già la conosce, ci sarà una breve apparizione, perché inizierei proprio da quello, così insomma partiamo con Alma. Perché insomma siamo state contattate dall'azienda TT Dye, per capirci, questo è il pacchettino che ci hanno mandato, che tratta di lenti a contatto colorate. Infatti oggi, se mi vedete strana, è perché indosso le lenti viola. E ci hanno insomma contattato, e allora siccome loro producono lenti di qualsiasi colore, tipologia, cosplay, Halloween, carnevale, quindi hanno una vastissima gamma di lenti di tutti i modi e maniere, e tra l'altro anche graduate, abbiamo deciso di provarne 2 paia graduate per me e 2 paia non graduate per Alma. E quindi ecco, vi parlo di questo brand. Giù nell'info box trovate comunque il link del sito, fateci una carrellata perché troverete di tutto e di più, e anche il codice sconto con il quale per ogni ordine avrete il 10% di sconto, grazie insomma al nostro canale. Quindi ringraziamo TDI per lo sconto, insomma, che concede, e della collaborazione. Allora, la scatolina, vedete, è già molto carina. All'interno vi faccio vedere quello che trovate in questa clip, quindi faccio questo brevissimo unboxing. Trovate le scatoline con le lenti colorate, che sono deliziose perché ognuna è rappresentata da i monumenti più importanti di ciascuna città del mondo. Poi trovate il portalenti, degli stickers, uno specchietto, dei glitter colorati. Allora, in dettaglio per farvi capire, allora, cosa ho trovato nel pacco. Vedete, le scatoline sono rappresentate ciascuna dai monumenti principali di una città, per esempio questo Parigi. All'interno, quindi, ciascuna lente è racchiusa in questo contenitore asettico con il suo liquido. Voi lo levate e lo potete mettere, insomma, nel suo case, che è questo portalenti così, con la R che sta per occhio destro e la L perché sta per occhio sinistro. Poi ci avete, per le meno esperte, questo per applicarle e la pinzettina per levarle. E quindi ecco, molto comodo. E poi vabbè, extra, trovate insomma tantissimi adesivi, ora ve li volevo mostrare, sono molto carini per gli amanti degli adesivi, li trovate anche un po' più grandi. E trovate questo specchiettino da borsetta. Poi questa scatolina con queste paillettes, così per chi volesse appiccicarle insomma sul make-up. Carina. E vi mostro l'applicazione delle lenti. Io ho scelto quelle nere HD proprio perché, avendo gli occhi azzurri, ero curiosa di vedere come mi stessero gli occhi scuri. Però potete notare che sul mio occhio chiaro la lente nera diventa un po' sul grigio, però devo essere sincera, non mi dispiace, mi piace il colore degli occhi, quella punta di grigio molto particolare, originale. Potete notare che comunque il colore è molto naturale, perché sia io che Alma abbiamo scelto la linea naturale, quindi non sono quelle lenti appunto che si vede esteticamente che sono false. Sono molto sottili, io che sono portatrice di lenti perché sono miope, infatti vi ripeto, le mie lenti colorate sono state spedite graduate con la graduazione chiaramente che ho scelto io, e non mi danno fastidio nell'occhio. Quelle che indosso oggi sono le viola, vi mostro l'applicazione anche di queste. E naturalmente, ecco, poi vi lascio anche la clip con gli occhi truccati, visto che siete abituati a vedermi truccata, per farvi vedere l'effetto che ha. Anche questo viola, ecco, non è quel viola proprio fasullo, ma veramente naturale, mi piace tantissimo. Io le lenti le ho portate per un'intera giornata, li reggo benissimo, non mi danno fastidio. E, insomma,
Il mio parere su questo brand è veramente positivo. Per quanto riguarda Alma, invece, che non ha mai utilizzato lenti in vita sua perché non ha problemi di vista, era curiosa di provarle, ma per chi porta le lenti sa che la prima volta è veramente difficile applicarle e gestirle, e quindi ci ho messo un po' di tempo per utilizzarle. Quindi faccio vedere le brevi clip giusto che mi ha lasciato Alma per farvi, insomma, vedere l'effetto delle lenti sui suoi occhi. Lei le ha scelte azzurre e verdi. Dopo un giorno e mezzo di sofferenza e quasi una bottiglia di liquido finito, sono riuscita a indossare le mie lenti. Queste sono un celeste molto chiaro, che infatti mi fa anche un po' strano vedermi. Finalmente ho messo la mia lente colorata verde, però solo su un occhio, l'occhio sinistro, e sull'occhio destro, insomma, ho quel colore mio, quello naturale. Sono stata tutto il giorno così, infatti le clienti mi guardavano un po' strane, però solo qualcuna, insomma, ha osato a chiedermi come mai c'ho un occhio diverso dall'altro. Devo dire che su questo occhio qua la sensazione è piacevole, non è che sento fastidio. Nell'altro occhio purtroppo mi sa che cioè lo mettevo sempre all'incontrario, perché io non portando le lenti non riesco, insomma non sono esperta, anche per metterlo ci ho dovuto, insomma, stare un po' dietro, fare diversi tentativi. Comunque stasera provo a rimetterlo, però mi piace l'effetto. Bene, mi raccomando, fateci sapere giù nei commenti come vi sono sembrate queste lenti e con quale colore di occhi vi piacciono di più. E passiamo ora agli altri acquisti che ho fatto tra novità e saldi. Partirei con MAC, che sapete che è uno dei miei brand preferiti, che è uscito con la nuova collezione dedicata a Teyana Taylor, che è questa nella foto. Ovviamente la collezione è composta da rossetti, gloss, matite e un illuminante con i pack fluo, che possono diciamo ben amalgamarsi tra di loro. Io, diciamo, per puro collezionismo ho preso solo un rossetto, questo è il packaging esterno, molto carino con le scritte rialzate, e questo è quello principale, che è trasparente con base quadrata, giallo fluo, e il rossetto è questo viola. Come sapete, i viola non vengono bene in camera, quindi vi metterò qui una foto del rossetto indossato e delle clip fatte col cellulare, perché ho provato a farle con la telecamera e non rendono assolutamente il colore del rossetto. Il rossetto è nel finish Frost, quindi comunque ha dei micro glitter all'interno di viola, blu, argentato, è veramente molto molto bello. E eccolo qui. E qui di seguito ora vi metto le comparazioni con alcuni rossetti limited edition di MAC che più o meno si somigliano. Allora, a sinistra abbiamo Gianni B. Al centro abbiamo Rave Chic della collezione Limited Edition MAC Girl, e a seguire abbiamo Starstruck, che è quello della collezione natalizia. E potete notare che comunque a Gianni B ci somiglia di più Starstruck, anche se più metallizzato, più sul fucsia, e all'interno contiene brillantini argentati. Per quanto invece riguarda i presaldi di MAC, se andate nei negozi trovate molti articoli al 40%, soprattutto la collezione estiva, e quindi io vi consiglio di approfittarne perché è stata veramente una bellissima collezione. Ho acquistato un altro rossetto della collezione Bronzer. E se vi interessano gli altri rossetti che ho acquistato nella collezione, vi lascio qui la scheda. E ho preso Warm, che è un dazzle, ed è quello comunque che indosso oggi. Qui. Vi lascio comunque la clip, è bellissimo perché rende queste labbra molto volumizzate, naturali, fresche, veramente bellissimo. E poi, allora, a sinistra abbiamo Wham, mentre a destra uno dei rossetti della collezione Metallic che uscì qualche anno fa, che si chiama Aid Fires, che però vedete un pochettino più sul borgogna, più scuro, però quanto a glitter sono molto simili. Comunque, ecco, nella mia collezione non ho rossetti così. E poi,
preso, ero curiosa, ma ho preferito prenderlo con lo sconto, uno di questi Strobe Face Glaze Illuminator. Che cosa sono? Sono degli illuminanti in gel che danno l'effetto bagnato sulla pelle. Io ho scelto quello con i riflessi lilla, che è questo qui. Eccolo qui, e vi faccio vedere l'applicazione. Allora, cosa dire di questo illuminante? Che dura tutto il giorno, non si asciuga mai purtroppo, quindi per gli amanti della pelle bagnata, ma con effetto diciamo appiccicoso, perché non dico che è appiccicoso, però comunque si sente se lo toccate col dito, questo non fa il caso vostro, però ecco, diciamo che l'effetto è bellissimo, rimane lì tutto il giorno. È chiaro che se lo utilizzate per andare in spiaggia con una folata di vento, possibile che vi si appiccichi la sabbia, eh? Io non lo so, è una mia supposizione, però purtroppo ha questo effetto qui. E voglio anche provare ad utilizzarlo in altri modi, però insomma l'effetto bagnato che dà questo ombretto con da mille riflessi, e non sposta poi il fondotinta sotto, questa cosa molto importante. Io poi c'ho il fondotinta in polvere, e è un prodottino unico nel suo genere, non avevo mai provato di così performanti. E comunque ecco, vi lascio anche qui un altro video di MAC in cui vi mostro gli altri acquisti che ho fatto in seguito, della bronzer e anche della Fix Plus Mini. Avevo preso il Passion e ho deciso di prendere anche il Compassion. Vi avevo già detto nel video, insomma, che vi ho lasciato nella scheda, che avevano una profumazione una più buona dell'altra, e ne ho approfittato appunto dello sconto del 40% per prenderne un altro, anche perché d'estate... buono, sono veramente ottime a tenere in borsa per rinfrescarvi, rinfrescare il trucco. E poi questa nuvola profumata è fantastica, il Compassion ha il profumo di lampone e rosa, e anche questo mi piace moltissimo, quindi ecco, approfittatene, perché con 9 euro potete provare uno di questi fantastici Fix Plus. Ho preso anche uno dei pezzi della nuova collezione estiva di Dolce & Gabbana, la Solar Glow, che è questa nella foto, e che è formata appunto da questi pezzi con il packaging meraviglioso, chiaramente ispirato alle decorazioni siciliane. E io ho preso il duo illuminante, che poi è quello che indosso oggi. Innanzitutto vi faccio vedere il packaging esterno, vedete, questo è bellissimo. Poi lo si apre e avete il duo. Ora io l'ho utilizzato, ve lo mostro qui in tonso perché c'è questa decorazione sopra che è bellissima, è in 3D di quella che c'è appunto sullo coperchio. E vi mostro anche l'applicazione del prodotto, che viene presentato come un illuminante, ma in realtà io l'ho utilizzato la parte rosa come blush e la parte più chiara come illuminante. Allora, come illuminanti non sono appunto effetto sbam, però utilizzati insieme o separatamente come ho fatto io, danno questo effetto fresco, sano. Io ora ho preso quello nella colorazione più chiara, ma ci sono anche delle colorazioni più ambrate che secondo me per l'estate sono perfette. Questi sono gli swatch, vedete, cioè sono sul rosa, e veramente potete notare appunto che mi danno questo effetto bello fresco e bonmin, mi piace moltissimo. E io l'ho comprato il Rinascente a Firenze con lo sconto del 20%, a un prezzo un po' altino, però comunque mi piaceva tanto, non avevo mai provato nulla di Dolce & Gabbana, queste polveri sono sottili, luminosi, fantastiche, e poi il packaging è assolutamente da collezione. Poi, come vi dicevo, visto che l'ho presa a Firenze, sono stata anche al Clio Pop-Up, che è riaperto ma richiuso domenica 26. Ero andata per trovare la nuova collezione di blush, ma ahimè nei negozi non era arrivata, quindi ne ho approfittato per acquistare la matita per gli occhi nera, All Day On, non la sto utilizzando da qualche giorno, è quella che indosso oggi. Qui vi faccio vedere anche l'applicazione per farvi vedere che comunque ha questa bella scrivenza, è bella morbida, un effetto secondo me in gel tipo quelle di Marc Jacobs, è veramente dura tutto il giorno. Devo dire che tra le matite nere che ho è una di quelle più durature. E vi faccio vedere anche qui lo swatch, è bella nera, ma naturalmente con 2-3 passate diventa molto molto più intensa. Comunque devo dire che questa matita è ottima, quindi ecco, per le amanti delle matite nere ve la consiglio.
E poi ho preso uno dei Coco Love, io adoro i Coco Love, vi lascio qui comunque il video dedicato insomma ai Coco Love. Ho deciso di prendere uno di quelli nuovi Tutu, purtroppo col caldo vedete si sciolgono, questa è l'applicazione, vedete questo colore molto naturale e devo dire che per me è un MLBB, quindi My Lips But Better, cioè quindi è più Tutu che non MLBB. Infatti ecco qui e vi faccio vedere la comparazione. A sinistra abbiamo Tutu e a destra abbiamo MLBB, vedete che MLBB è un pochettino più scuro. È più rosato, mentre Tutu è un po' più sul malva e meno pigmentato. Che dirvi, io adoro i Coccolò di Clio perché danno questo effetto colorato alle labbra, le rendono molto idratate, morbide, questo colore naturale e soprattutto questo Tutu sono contenta di averlo preso perché appunto rende le mie labbra molto polpose, turgide, morbide, mi piacciono molto, quindi mi piacciono molto più i Coccolò che i rossetti, i Creamy Love, che comunque mi piacciono anche quelli, E quindi ho fatto questi acquisti. Nel negozio mi hanno regalato questa cartolina carina scritta da Clio e comunque penso che i blush li prenderò poi online e vi farò sapere. Poi sono stata da Sephora per i prezzi sexy e ho acquistato una di quelle palettine piccoline di Pat McGrath, per capirci. Io avevo preso anche la Subversive, mi sembra si chiamasse. Vi lascio comunque qui il video dedicato. Comunque era quella tutta colorata e mi era piaciuta tanto e quindi ho deciso di prendere anche questa dai toni un po' più naturali, questa qui. Allora, il trucco che indosso oggi l'ho realizzato con questa, ma vi lascio anche una clip di un altro make-up che ho realizzato con questa palette utilizzando tutti i colori. Eccolo qui, mi piace moltissimo. Cosa dirvi delle palette di Pat McGrath? Ormai ve l'ho detto 1000 volte, io le stra-adoro. Sono dei colori secondo me molto belli, luminosi, performanti, cangianti. Mi piace un sacco, quindi io direi di approfittarne perché questa con lo sconto del 20% la pagate solo 25,50 euro. Comunque, giusto, vi faccio vedere gli swatch di tutta la palette. Potete notare che comunque i toni sono un po' medio caldi e sono bellissimi. Ora, soprattutto questo rosso qui, ora ve li mostro qua, cioè che ha, vedete, tutti questi riflessi rosa, rosso. Insomma, non so se potete notare tutti i riflessi, oppure quest'oro che indosso io, cioè sono molto pigmentati, cioè veramente sembra fuso, cioè questa palette approfittatene con lo sconto, non lasciatevela scappare perché a 25 euro degli ombretti di così alta qualità ne vale proprio la pena. E cosa ho preso anche da Sephora? Ho preso sempre al 30% stavolta il detergente di Yacht to the People, quindi la linea skincare superfood. Ne ho già usato un bel po' di vetro col dosatore, mi piace tantissimo questa base di spinaci, tè verde e cavolo. È ottimo perché è molto rinfrescante sul viso, si può utilizzare sia come struccante che come semplice detergente, io l'utilizzo col foreo e vi lascio comunque la pelle molto fresca, ben pulita. I pori minimizzati per l'estate, insomma, vi dà anche questa sensazione di freschezza che mi piace tantissimo. Quindi sono contenta di averlo provato con un grosso sconto. Sempre da Sephora, però stavolta questo non era in sconto, ma l'ho acquistato perché avevo io un buono del 20%. Ho voluto prendere la mini taglia nella sezione Beauty to Go del profumo di Narciso Rodriguez Pur Mask Forever, che sarebbe questa la sua boccettina. Io lo adoro, lo stavo puntando da tanto tempo, anche perché poi questo profumo può essere utilizzato anche sotto ad altri perché questo ha note di muschio bianco che si abbinano bene con molti profumi per esaltare determinati note olfattive, eccetera. Io lo utilizzo così da solo, mi dà questo senso di fresco, pulito, profumato, mi piace un sacco. Infatti, guardate, già l'ho finito e mi sa che mi converrà prendere la boccetta grande. E visto che mi trovo, mi avevano regalato poco tempo fa da Sephora, sempre così nella boccettina 10 ml, Black Opium, la versione neon. E non me ne avevo parlato, ma
ve ne voglio parlare perché anche questo mi è piaciuto tantissimo. E questa è la sua boccettina, insomma, classica. E questo ha come note di testa dragon fruit e mandarino, come note di cuore fiori d'arancio, fiori di ibisco e gelsomino. Invece come note di fondo c'è caffè nero e vaniglia, un profumo molto audace, particolare, sexy, dolce, ma cioè, dovete sentirlo, è veramente molto molto buono. Quindi, ultima cosa che ho preso in sconto è questo set di Essie da due smalti, quindi il top coat e lo smalto della linea Gel Couture. Voi sapete che io adoro gli smalti di Essie, vi lascio qui un video vecchio che avevo fatto della mia collezione anche se non è completa. È questo è il top coat migliore secondo me sul mercato perché vi rende le unghie lucide fino a una settimana, non li fa scheggiare, cioè veramente bellissimo. E questo è il colore, questo rosso caldo, ve lo faccio vedere nella tips, che è questo rosso qui, non è proprio aranciato, non è neutro, è più tendente al caldo, bellissimo. E poi l'ho pagato sui 9,60 euro e considerate che solo questo da solo costa 15 euro, quindi super occasione. Io l'ho preso in un outlet, quindi ecco, per chi sa di outlet di Essie, approfittatene. Comunque questa è un po' la carrellata dei miei acquisti, mi raccomando fatemi sapere se avete trovato qualche super occasione e ci vediamo al prossimo video, che non so quando sarà perché siamo in periodo di vacanze, quindi nel frattempo per chi fosse già in vacanza vi auguro buon'estate, buone vacanze e a presto.